che quei professionisti che avevano l'obiettivo di demolire, anche per tutti quelli, no, ma naturalmente, tu hai posto una domanda in perfetta buona fede, però hai raccolto, diciamo, un'idea di persone che avevano altri scopi e però meritava una precisa risposta. In altri termini, il doping che Svazzera aveva fatto prima di Londra gli dava ancora benefici adesso? No, se qui dentro c'è un medico, non c'è un medico, se c'è un esperto di fisiologia o insegnante di educazione fisica è sufficiente, può capire, ma vi spiego subito, l'eritropoietina fa aumentare il numero di globuli rossi e l'effetto ha una durata momentanea di 7, 8, 10 giorni, dopodiché è un triangolo, sale per la durata dei trattamenti e ridiscende, né più né meno di quella pratica che sai tu, che era il doping del sangue che faceva questo Conconi. Ecco, toccavi un apice e poi riscende, quindi scompare. Ecco, quindi questo è il riferimento. La domanda era: hanno sparato su Svazzera per colpire Donati? Hanno preso due piccioni con una fava, è chiaro che. È chiaro che. Questo è scopo dalla federazione da tantissimi anni. Vi ho raccontato l'episodio di Arus per darvi un'idea, ma sì, ne potrei dire degli altri molto più inquietanti che renderò pubblici al momento giusto. Il doping dei russi c'entra in questa storia. I russi non soltanto dopavano i loro atleti, i russi corrompevano i dirigenti dello sport internazionale affinché non facessero emergere le possibilità degli atleti. E ne hanno corrotti tanti. E si dà il caso che un certo database, durante l'indagine di Bolzano, sia stato scoperto da me ed evidenziato. In questo database c'era una marea di russi con dati anonimi. Quindi probabilmente ho rotto le uova nel paniere in un business che si era avviato, fatto di milioni e milioni di dollari.